della giornata delle idee di Mantova, ormai è giunta la nona edizione. Come vi avevamo anticipato ormai pochi minuti fa, stiamo girando per gli stand e per farvi conoscere chi ci sarà quest'oggi, questa bella giornata. Giornata di festa dove primo ospite della giornata è Corrado. Ciao Corrado! Ciao! Ah bravissimo, ciao Luca! Sappiamo anche... ciao Luca. Grazie, ma sì. Ciao a tutti. Tu innanzitutto di dove sei? Allora, io sono di Mantova. Ok. Quindi non vieni da fuori, non hai fatto tanti chilometri per venire come. No, anzi. E questo è già un bel. La sede ce l'abbiamo Lunetta che è leggermente fuori Mantova. Ok. Dai, quindi dai, ci sta. Sì. Senti, girando per gli stand, anzi per le bancarelle, abbiamo visto che tu hai questo. Avevi esposto diverse creazioni. Sì. Ma effettivamente di cosa ti occupi? Allora, ufficialmente io insieme ai miei colleghi che sono Simone, Carlo e Marco abbiamo aperto una startup innovativa a vocazione sociale. Sì? Acronimo di SIAPS. Ok. E l'abbiamo aperta perché abbiamo vinto questo bando che abbiamo portato avanti su delle protesi stampate in 3D. Bello. Noi da circa 3 anni lavoriamo con le stampanti 3D. Principalmente abbiamo lavorato sull'ambito architettonico perché sì. Abbiamo studiato architettura insieme, ci siamo conosciuti sì. All'università di architettura e diciamo che nel mentre di tutte le cose che stavamo facendo ci è capitata anche questa occasione che abbiamo colto al balzo, quindi a gennaio ci siamo costituiti come startup per portare avanti questo bando che è una, diciamo che questa la questione delle protesi è una delle nostre diciamo maggiori occupazioni sì. Tra le altre, essendo architetti, ci occupiamo di una tematica molto importante che è quella del rifugio e della casa, no? Sì. Soprattutto in questo periodo in cui certo, con certo. Tutti i terremoti, le cose che sono successe in Italia e anche all'estero, sì. È sicuramente una tematica molto attuale che a cui teniamo molto e quindi stiamo lavorando a questo prototipo di casa sì. Da costruire come una sorta di Lego o di glue con dei blocchi stampati in 3D che poi però... vengono riempiti e gestiti dalla popolazione stessa in maniera tale da rendere anche partecipe le persone che sono state colpite sì? da un evento catastrofico, okay? certo. E dargli la possibilità di ricostruirsi anche la propria casa in una maniera anche sostenibile e anche in posti dove è difficile farlo. Siamo in collaborazione con un'azienda italianissima che sì? È la WASP, okay. Sono di Massa Lombarda vicino ad Imola e loro sono leader a livello mondiale nella produzione di stampanti 3D e noi collaboriamo vivacemente con loro. Abbiamo un altro nostro main project, diciamo, sì. Che è quella della costruzione di un piccolo rifugio, una sorta di capsula meditativa, no? Un cocoon, un loto, sì. No? Una sorta di fiore che avrei però... visto al nostro stand, sì. Che è un elemento molto di design, diciamo, fatto per meditare, ma sì. Che può essere messo in ufficio, diciamo, può essere messo all'esterno. Dal punto di vista della presenza di questo vostro progetto, che tutto è nato, dicevi, da un bando. Sì. E il bando che era organizzato da, perdonami che non te l'ho chiesto. Organizzato dalla Regione Lombardia. Quindi dalla Regione Lombardia siete partiti con questo progetto. Sì. Vi siete aggiudicati il bando. Eravamo già partiti, esatto. Diciamo, non eravamo costituiti ufficialmente, okay. Ma lavoravamo già tutti insieme. E quindi no? Già c'era... facevamo, okay. Diciamo, service di stampa 3D. Sì. Quindi veniva un cliente e ci chiedeva, guarda, io devo fare questo sì, prototipo, sì. Questo, allora... con le stampanti 3D era possibile okay, farlo, noi okay. Lo disegnavamo in 3D e ultimamente, oltre a tutte queste cose, ci è capitata anche l'occasione di avere la possibilità tramite un inventore di Mantova sì, che sì. Si chiama Charlie Paterlini sì. È famoso qua nella zona come musicista, ma lui è un vero e proprio inventore, un genio della lampada che ha inventato questa stampante 3D fatta da lui sì. E ci ha dato la possibilità di produrla per lui, quindi noi oltre ad utilizzare le stampanti 3D le produciamo ed è una stampante che è costruita con sia praticamente si autocostruisce, diciamo, sì. No? È fatta da pezzi stampati in 3D e quindi è bello gestire questa filiera della stampa 3D dall'inizio fino alla fine, quindi dal prodotto perché che andiamo a costruire. Il tuo background, tu sei architetto, mi dicevi? Io sono architetto, ho fatto il liceo artistico come background mio, diciamo. Sì. Ho sempre utilizzato le mani per fare modelli, certo, per costruire, mi piace ancora questo. Sì. E la stampa 3D non ha assolutamente tolto nulla. No, né a questa cosa sì, mia sì. Né in generale secondo sì, me sì. Perché è un aiuto tecnologico che serve ad implementare quello che è il lavoro dell'uomo, non va mai a sostituirlo perché senza l'uomo, senza l'inventiva, la creatività certo. E anche la manualità, perché i pezzi una volta stampati vanno lavorati per renderli sì.
utilizzabili, non sempre, ma in alcuni determinati casi, quindi la manualità ritorna e rimane, quindi è comunque una sorta di artigianato, un artigianato digitale. Sì, e quanti siete adesso attorno a questa startup? Perché mai siamo, siamo in quattro, siamo partiti da 7-8 mesi e non abbiamo ancora compiuto un anno, però si aggiungerà presto un geometra che verrà da noi a fare l'apprendistato, quindi rimarrà con noi per 3 anni e anche lui la sua mansione sarà rivolta verso la casa. E poi stiamo cercando anche qualche ragazzo che ci viene ad aiutare per costruire queste stampanti, perché chiaramente costruire una stampante siamo in quattro, no? Adesso poi non possiamo è molto complicato dirlo, farlo vedere in questo momento, forse più tardi facciamo anche una cappatina con volentieri per il video, ma effettivamente è una bella macchina, vero Gian? Siamo passati, avete fatto almeno quelle esposte, sono anche belle creazioni. Sì, c'è stato un grande lavoro dietro e c'è tuttora un grande lavoro e ci permette di fare anche con tutta una serie di oggetti, di elementi che noi andiamo a vendere anche nella città, come per esempio vedevi prima il simbolo del campanile che abbiamo modellato in 3D, abbiamo detto questo per noi è un simbolo importante della città, vorremmo diciamo anche monetizzarlo, no? Però anche per diffonderlo, la cultura architettonica della città. Abbiamo lasciato in tutto questo Gianluca all'esterno, perché lui tanto, lui vedi com'è silenziosamente rapito dalle tue parole, vedi, no, effettivamente ci hai dato la possibilità di conoscere anche una realtà che non conoscevamo, almeno io. E interessante anche questa cosa, così cito un pochino anche la giornata dell'idea, come ogni anno ci fa sempre conoscere Gian, poi tu lo scoprirai oggi perché tu Gian collabora con noi da tantissimo tempo, però prima volta la giornata dell'idea. Dai, diamo il microfono anche a Gian, perché sennò se posso dire un'ultimissima cosa, vorrei ringraziare il fatto che noi siamo in uno spazio a lavorare che è comunale. Quindi è il comune che diciamo ci aiuta e ci incentiva in tutto questo progetto, e senza il comune non avremmo potuto partire, diciamo, non saremmo potuti partire con queste cose, perché diciamo ci supportano anche in quelle che c'è la gestione a livello elettrico, pagare le bollette, queste la gestione viva dell'attività, le spese vive ci aiutano molto a sostenerle, ed è un progetto che negli anni ci porterà a pagare chiaramente un affitto. È interessante questa cosa però del comune, perché non è così scontato. E siamo in questo quartiere che è un quartiere di Mantova, leggermente periferico, che ha avuto anche anche molti problemi negli anni, è stato ghettizzato un po' come quartiere. Adesso da molti anni, anche insieme ad artisti che vengono da tutto il mondo, ci hanno aiutato a farlo rivivere sostanzialmente, a riqualificarlo. E noi ci troviamo benissimo, un posto molto tranquillo dove stare, stiamo veramente bene lì. Vedi, fate anche la cartolina per le vacanze a Lunetta, fate anche tu un weekend a Lunetta, in mezzo al cemento, però guarda la luna a Lunetta, bellissima questa cosa. Luca, ti passo la parola. Grazie, figurati. No, ero rapito appunto come diceva Luca, perché è veramente interessante, è interessante soprattutto perché abbiamo visto, e stavo pensando, caro Luca, che non siamo stati svegli noi a dire porta un pezzo che lo mostravamo anche qua al video, possiamo recuperare, possiamo mandare uno dei nostri paggi, poi facciamo un video, facciamo un video, direbbe Saiuz, però un video, oppure potremo riaverti ancora qui dopo di nuovo per una chiacchierata, tanto siamo qui tutto il pomeriggio, perché era bello anche vedere il campanile com'era. Dopo ci facciamo, però facciamo io farei una domanda un po' molto di curiosità spicciola e spiccia, nel senso che magari da ignorante o bambino mi metto sempre nei panni di intanto ti passo il microfono, esatto, bravo. Grazie. Adesso tocca a te fare la parte del mimo. Come parte praticamente, perché è sempre bello vederle realizzate queste cose, certo. Io sarei curioso anche di vedere come la stampante in 3D lavora, che va a modellare, che quella è una cosa veramente affascinante, credo. Nel pensare noi fermi alle stampanti su carta, inchiostro, cioè non c'è neanche paragone ovviamente. No. Ma come parte l'idea e come viene sviluppata, perché siete in quattro, quindi immagino che quattro con diverse anche diciamo mansioni o attitudini. Tu intendi come è partita l'idea di sì, questo mondo? Esattamente, poi come parte veramente la creazione dell'oggetto, cioè da chi parte l'idea, il disegno, cioè fisicamente come materialmente si compone, diciamo così, il lavoro di voi quattro. Allora, innanzitutto, come ti dicevo prima, noi siamo partiti, ci siamo incontrati mentre studiavamo architettura, e diciamo che il nostro approccio all'architettura era di tipo un po' alternativo, quindi noi siamo andati a lavorare su quello che era l'archetipo dell'architettura, ed è per questo che l'azienda si chiama Arche 3D, perché l'arche è l'incipit, no, del 3D. Sì, come dicevi prima,
Esatto, quindi noi ci interrogavamo sulla natura della forma, su cosa e come vengono generate le forme in natura prima di tutto, per poterle, perché la natura è la più grande fonte di ispirazione, e lo è anche per questo tipo di lavoro, diciamo. E quindi noi utilizziamo dei programmi e cerchiamo, quello di cui andiamo alla ricerca è proprio la complessità, ritrovare quel nocciolo che è la complessità della forma, che viene poi restituito da una macchina che è in grado di creare forme complesse in maniera molto semplice, perché lavora come una stampante in realtà in 2D, solo che aggiunge strato su strato, no? Ho capito. Quindi lavora per geometrie che, per quanto una geometria tridimensionale possa risultare complessa, se viene tagliata a fette, sono lavora in X e Y, giustamente con la seconda in cartesiano, oppure con rotita e beta, che sono le delta, certo. E quindi scompone la geometria in elementi molto, molto semplici, in fette, e le va a stampare una sull'altra, va a creare questi strati. Quindi come si va a... come si parte? Sì, esatto, a realizzare il progetto, o da chi parte l'idea, si parte sempre da un'idea che può venire da una persona esterna che ci chiede un aiuto, oppure da noi che decidiamo di inventarci qualcosa, di pensare a una cosa che per esempio non c'è. E quindi che cosa facciamo? Diciamo che un po' abbiamo superato l'utilizzo del disegno. A mano, però ancora lo facciamo, perché andiamo direttamente ad utilizzare software di modellazione 3D. Infatti questo volevo anche capire, per chiederti se comunque la vecchia carta e penna la usiamo ancora, però diciamo che una volta che prendi l'abitudine a modellare in 3D, l'importante è avere la skills prima, a priori. Sapere quali sono le tecniche del disegno, no? Allora dopo la modellazione 3D diventa uno strumento effettivamente utile, no? E quindi andiamo a modellare questa forma, questo oggetto, con un criterio, nel senso che la stampante 3D ha un criterio di modellazione anche, non sempre, ma bisogna sapere che quando si stampa in 3D è meglio fare delle forme autoportanti, sostanzialmente, perché andando a stendere strato su strato, capisci bene che se da un punto ad un altro mette del materiale, il materiale cade se non è supportato da niente. Poi in realtà esistono dei supporti che i software di slicing, cioè quei software che affettano il tuo oggetto 3D, no? Sono in grado di riconoscere, quindi si può fare, non è assolutamente una limitazione. Però diciamo che se si lavora nella modellazione pensando già che è predisposta per la stampa 3D, che poi ci sono varie tipologie di stampanti 3D, quelle che utilizziamo noi, che sono a deposito di filamento, il filamento cade sciolto e viene depositato strato su strato, come la vecchia tecnica del colombino che si utilizzava con la ceramica. Quindi chiaramente se questo filamento non appoggia su nulla, cade. Quindi ecco perché deve essere autoportante. Esatto, se è autoportante invece la forma è migliore, la stampa è migliore, è più veloce. Certo. E quindi non sempre questa cosa si può fare, ma se si può fare è meglio, no? Nella modellazione bisogna pensarla. E quindi si va a modellare questo oggetto, si passa in questo software di slicing, che solitamente sono tutti open source, perché anche la logica delle stampanti 3D nasce come open source. Però interessante. E quindi questo software va ad affettare e a creare un codice per la macchina, che è un codice in coordinate, sostanzialmente X, Y e Z. E dopodiché si va a inserire questo codice nella macchina, si mette il filamento che lei si mangia, e poi la si lascia andare, e questa stampa la si lascia lì una notte. Io la considero anche una sorta di macchina del tempo, la stampante 3D, perché o comunque ti fa sempre un regalo. A volte la trovi anche che magari fa un gran casino perché succede qualcosa, sbaglia, ma a volte capita. Però generalmente tu alla sera magari la metti, la lasci andare tutta la notte, tu di notte vai a dormire, oppure magari modelli altre cose per il giorno dopo, e il giorno dopo ti trovi l'oggetto finito, che bello, lo togli e ne metti su un altro. Infatti ti volevo anche chiedere, sempre da curiosità molto banale, quanto ci stavano a creare in tempo di ore, di minuti o comunque di attesa anche per vedere poi. Beh, quindi se mi dici tutta la notte, immagino dipende da oggetto a oggetto. Ci sono, abbiamo
penso che uno degli oggetti più lunghi che abbiamo stampato sia stato di 40 ore. E lì, sai, ci sono tante problematiche che possono succedere. Sì. 40 ore, può per esempio anche saltare la luce. Certo. In quei casi qua, se dovesse saltare qualcosa, la stampante è in grado di riprendere da dove ha lasciato? Quelle di nuova generazione sì. Sì, ok. Noi ancora alcune delle nostre... è possibile. Sì, no. Perché tra l'altro mi piaceva anche la cosa, come dicevi poc'anzi a Luca, che avete avuto anche la fortuna di avere questo genio che ha creato assolutamente la stampante per Charlie voi, cioè il suo amico Sandro. È pazzesco pensare, perché io dico sempre, se posso permettermi, che è geniale ed è forte chi fa, comunque crea queste cose a prescindere, ma ancora più incredibile chi le inventa, le cose da poter essere utilizzate per gli altri. Sì, specie quando non c'erano prima. Assolutamente. Sì, 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 dal nulla. Charlie si è comprato una stampante 3D, fa non mi piace. Non mi piace come va, la voglio che vada come dico io. E se l'ha costruita lui, adesso noi lo stiamo aiutando a veicolarla. Certo. La costruiamo. Anzi, noi possiamo esservi d'aiuto per darvi la vostra, diciamo, giusta pubblicità, diciamo, in maniera impropria, però spazio Radio Science in questo, appunto. Volentieri. Anzi, se poi torni, vediamo anche qualche facciamo il video. Certo. Poi volentieri. Faccio vedere quello che volete, dagli oggetti, i progetti, certo. Oppure anche la stampante, quello che preferite. Perché anche questo Radio Science, come ricordiamo sempre, da sempre le nostre trasmissioni, anche questo, dà veramente spazio a tutti, a titolo gratuito, ovviamente, nel reciproco scambio ovvio di contatti, si può dire, no? Fate bene, sì. Anche voi siete nell'ottica un po' open source, certo. No? Sapete sì, che esatto, bravo. È un po' per il bene comune, nel senso come lavoriamo noi. Per il bene comune, esattamente, alla fine sì. Tutti ci guadagnano e quindi sì. Il guadagno ritorna. Teoricamente è uno scambio di energie, sinergie, sì. di forze e tutto. Quindi, Luca, ti vedo che volevi dire qualcosa. Scusa che passo davanti. Sì, volevo più che altro, così diamo anche un pochino spazio a tutti i partecipanti di quest'oggi. Sicuramente facciamo un salto, perché così diamo anche, no, l'immagine e non solo il racconto di ciò che fate. Ma quindi l'ultima cosa che ti chiedo, le commercializzate anche queste stampanti, penso? Sì, assolutamente, noi stiamo lanciando questa linea di stampanti, stiamo lanciando adesso, saremo in fiera il 29 e il 30 a Gonzaga, qui vicino a Mantua. Okay. Che è la fiera dell'elettronica. Infatti, bravo, esatto. Lanceremo questa stampante perché è una tipologia di stampante che è molto competitiva. So che non è fine, ma perché non si chiede mai. Ma che prezzo va? Credi che sono io, sai, poi sono uno molto... Siamo sugli 800 euro per la stampante. È comunque competitivo. È competitivo, per quello che costa... Ah, a me 7-8 volte tanto, è quello che ho visto in gioco, forse un po' meno. Sì, però, sì, senso... come ti dicevo prima, ci sono varie tipologie di stampanti, arrivano anche a 250.000 euro, quelle dell'HP. Sì. Adesso non voglio fare la pubblicità. Ah, cioè, per i giochi che dicendo così non hai fatto pubblicità. No, non l'hai fatto. Poi mi mettete della cosa del mio euro. No, ok, perfetto. Vabbè, Corrado, noi ti ringraziamo della tua disponibilità. Luca, Gianluca, grazie mille. È facile anche ricordare. No, e comunque ci vediamo tra poco e facciamo un salto lì da te. Va bene. Io ti ringrazio. Grazie. Mi raccomando. E ciao. Vedremo un pochino come se la cosa dovesse spaccare tutto. Ti ricorderò. Perfetto. Farò una bella una grazie ancora. Ecco, io accompagno Corrado. Rimanete in diretta, anzi lascio che Corrado vada con Luca che li accompagna qua negli stand. Accompagna. E allora vi ricordo, rimanete qua in diretta con noi. In questo momento Luca, che ora sono? Poi dall'inquadratura. Ecco, passate fuori. Davanti l'inquadratura, mi raccomando, sempre su www. Esatto, grazie della regia che mi stanno dicendo che sono le 4:15. Ho bisogno perché il telefono non ce l'ho, neanche il numero. Mi raccomando, sempre su www.radioscience.it, seguitevi, siamo in diretta dalla giornata delle idee, ma in questo momento sentiamo un po' di musica provenire dalle nostre spalle, da un pianoforte davvero affascinante. Andiamo a vedere insieme chi è. Intanto seguitevi le trasmissioni di Radio Science. Cosa manderà in onda Ugo alla regia, che ringraziamo, salutiamo, lo saluto che è dietro di noi, caro Ugo, testa di caso, ciao, grazie per il tuo supporto e grazie a Science perché dà spazio davvero a tutti. A dopo, ciao.